Buonasera, benvenuti a TG2000 Guerra e Pace. Questa sera cominciamo con il caos che c'è a Londra e non solo a Londra perché c'è anche a Bruxelles dopo che il Parlamento britannico ha bocciato l'accordo di divorzio faticosamente raggiunto dalla premier inglese Theresa May con l'Unione Europea. Ebbene, la Brexit è fissata per il 29 marzo, ma nessuno né a Londra e a Bruxelles sa come uscire da questa palude. E se pensiamo che la Brexit interessi soltanto i sudditi della regina, ci sbagliamo di grosso, vi sbagliate di grosso perché interessa anche noi, perché in ballo ci sono miliardi e miliardi di profitti in euro che le aziende italiane vendono attraverso i prodotti del Made in Italy, vendono nel Regno Unito. E quindi sono decine e decine di migliaia di posti di lavoro, di famiglie che vivono attraverso questi profitti. Ma insomma ci aiuteranno a capire come evolverà questo caos Brexit i nostri ospiti. Bentornata Tiziana Ferrario. Buonasera. Volto storico del TG1. Buonasera Tiziana. E Alberto Negri, il nostro compagno di viaggio, giornalista e grande inviato Buonasera, di guerra. Voi. Allora, la Brexit riguarda però non solo le aziende italiane, riguarda anche 600.000 italiani che vivono, lavorano a Londra, lavorano in Gran Bretagna e nei vari paesi del Regno Unito. Noi ce ne abbiamo uno in collegamento da Londra, in collegamento via Skype, si chiama Massimiliano Pace, e appunto in collegamento, eccolo qui, lo vediamo. Buonasera Massimiliano. Buonasera Antonio. Poi ci racconterai quello che vedi, come gli inglesi stanno vivendo questo caos dopo la bocciatura del Parlamento britannico e come vivi tu la Brexit. Ma insomma, allora, cominciamo con sigla, copertina e poi guerra e pace. La Gran Bretagna naviga in acque inesplorate e servirebbe davvero la sfera di cristallo per indovinare dove la porterà la Brexit, il divorzio dall'Unione Europea votato con uno sciagurato referendum nel 2016. La separazione scatterà il prossimo 29 marzo. Ma intanto l'accordo faticosamente raggiunto dal premier Theresa May con Bruxelles è stato sonoramente bocciato martedì scorso. The eyes to the right, 202, the nose to dare. Theresa è poi riuscita a incassare un voto di fiducia, anche se ormai il suo, agli occhi di molti, è un governo zombie. E ora che cosa succederà agli inglesi? C'è chi vorrebbe un nuovo referendum, nella speranza che questa volta vincano gli europeisti. Ma la scelta dilanierebbe ancora di più il paese ed è impraticabile senza i voti di una maggioranza che ad oggi non esiste. La strada più realistica sembra piuttosto il rinvio della Brexit per dare agli inglesi il tempo di chiarirsi le idee. L'Unione Europea ci sta ragionando, scrive il Times. D'altra parte, è una scelta forse indispensabile per scongiurare il terzo scenario, il più temuto, il no deal, ovvero l'addio all'Europa senza nessun accordo. Navigare in solitaria nell'Atlantico potrebbe avere pesanti ricadute economiche per Londra. E non solo per lei. Basti pensare ai 23 miliardi di euro di esportazioni italiane messe a rischio da eventuali dazi. Allora, tra un attimo vedremo quanto ci costa. Abbiamo sentito questa cifra, 23 miliardi, vedremo quali sono i settori più a rischio se nel caso di Brexit senza accordo, ma adesso con i nostri ospiti, a cominciare da quelli studio, cerchiamo di capire come uscire, come può evolvere questa Brexit. Possiamo, chiedo alla regia di rimandare il titolo che abbiamo messo in questa
in questa prima parte. Eccolo qua, vediamolo insieme. Brexit, guerra o pace? Facciamo un gioco con Tiziana e Alberto. In questo momento, secondo te, sarà più guerra o più pace la conclusione di questo caos Brexit? Ma secondo me in questo momento è in corso una guerra civile in Gran Bretagna, perché il paese è spaccato e voi dicevate ci vuole una sfera di cristallo. Basta guardare gli editoriali di tutti i giornali inglesi e ti accorgi che non sanno che pesci pigliare. E per esempio oggi l'Economist si è schierato molto chiaramente contro la necessità di un secondo referendum, no? Perché quando dici sì, ci sono delle conseguenze economiche, ma ci sono delle conseguenze sulle vite di tutti, non solo degli inglesi, sulle nostre, su quelle degli altri europei, vedremo questo ma poi anche specifico. Fuori dall'Europa, quindi insomma... Come finisce Alberto? Più guerra o più pace? Ci sarà una tregua. Ci sarà una tregua che sarà quella dettata dall'Europa, che gli darà altro tempo per poter decidere. Solo che il patto di questa dilazione, l'Inghilterra dovrebbe uscire il 29 di marzo. Ma non l'ha chiesto ancora. Ma attenzione, il patto è devastante, perché ci sono le elezioni europee a maggio, signori. E se si va ad elezioni europee dovrebbe partecipare anche la Gran Bretagna. E poi che cosa si fa? Si elegge un Parlamento europeo, una commissione che ha dentro ancora gli inglesi, i britannici, per poi rifarne un'altra senza. Capite che anche dal punto di vista meramente istituzionale stiamo andando davanti in una situazione che sembra un cul-de-sac da cui non si sa come uscire. Quindi, non solo gli inglesi, ma anche... Quindi Alberto, tu scommetti in una tregua, più tempo per fare un referendum. Per fare un secondo referendum oppure addirittura accettare una modifica di questo accordo, soprattutto su backstop, cioè sulla custodia della questione del confine tra le due Irlande, e a quel punto forse la May riesce a mettere insieme una maggioranza, perché sono divisi. Quello è uno dei punti più critici, la ricostruzione del confine fisico che è stato tolto tra le due Irlanda, è cosa che insomma crea molto malumore. Tiziana, l'ipotesi di secondo referendum, secondo te la via di uscita, la via di fuga di questo caos Brexit? Ma io anche penso, per te, o c'è un'altra soluzione? È una delle soluzioni, ma non è che ce ne siano tante. È praticabile io penso, questa del referendum, secondo te? Al momento? Dipende dagli inglesi, cioè dipende da... Perché anche l'opposizione alla May finora non è che ha avanzato delle grandi idee o delle proposte Corbyn, no? Sta facendo opposizione, ma poi non dice che cosa ha in mente. Corbyn è leader del partito di opposizione, del partito laburista, no? Sì, e quindi sì. Che sogna di prendere il posto della May, e forse però deve stare molto attento a come si muove, perché rischia poi di perdere anche dei consensi, perché ed è per quello che non sta dicendo bene che cosa ha in mente. Fa un'opposizione all'accordo raggiunto dalla May con l'Europa, però non fa una proposta sua. Non c'è una proposta. Questo è vero, c'è un grande vuoto, cioè l'opposizione dice no. O non è all'altezza. No, è che l'opposizione, cioè i laburisti, hanno un leader, Corbyn, che è in realtà uno favorevole alla Brexit, ma poi una parte del partito che non è favorevole alla Brexit, oppure che vorrebbe comunque per uscire un accordo con l'Unione Europea. Certo, ci ha messo meno Churchill a portare gli inglesi in guerra contro il nazismo che la May a uscire dall'Europa. Perché questo come non c'è in tutti dubbio. I divorzi, cioè all'inizio la voglia è proprio quella di non vedersi più, no? Di non separarsi, poi però incominciano a venire fuori i conti, soprattutto costa separarsi, costa divorziare. Gli inglesi, i britannici si stanno accorgendo quanto è faticoso arrivare a una cosa che gli convenga, perché alla fine stanno capendo che non conviene a loro, ma non conviene neanche a noi. Neanche a noi. Poi entriamo nel merito dei costi nostri, almeno secondo le stime, le previsioni, quello che potremmo noi rischiare come italiani, come le aziende italiane. Però andiamo a Londra da Massimiliano. Massimiliano, che vive da circa 3 anni, se non sbaglio, a Londra, laureato, è uno dei giovani che ha dovuto andare all'estero, appunto, perché in Italia, con la sua laurea in comunicazione e marketing, se non sbaglio, non riusciva a trovare lavoro. Lavoro, si è inserito, lavora bene,
Massimiliano, raccontaci un po' qual è l'umore dei tuoi colleghi, delle tue frequentazioni, amici inglesi, che cosa pensano di questo momento della Brexit, che il governo non riesce a far approvare questo accordo, e quindi gli inglesi sono pro o contro la May, vogliono qualche altra cosa, che cosa pensano? Per riassumere il pensiero degli inglesi in questo momento, io no, dei tuoi semplicemente... della gente che frequenti tu ogni giorno per lavoro. Sì, per carità, i miei conoscenti, colleghi principalmente, i quali per la maggior parte sono inglesi, uso semplicemente la parola confusione. Queste persone sono altamente confuse e non sanno dove si andrà, come ci si andrà e quali saranno i termini di tutta questa situazione. Quindi è difficile spiegare come la vivono, perché non sanno benissimo dove sono diretti come nazione, ma allo stesso tempo c'è anche un malcontento di fondo, perché tutti, come capita spesso in Italia, nessuno dice di averla votata, però c'è sempre qualcuno che si dichiara quasi... Ma oggi per come sta andando la gestione della Brexit, sono la gente che tu frequenti più per una Brexit dura, senza accordo, per un nuovo referendum, per approvare quello che è stato raggiunto? Quale di queste tre ipotesi preferiscono? Io credo che la maggior parte delle persone che conosco siano per una forma di nuovo referendum, ma solo tra virgolette per togliersi il dubbio, mentre la cosa che più li terrorizza è l'idea del no deal, almeno delle persone che frequento personalmente e professionalmente. Una domanda per lui. Alberto, una domanda per te, anche Tiziana. Allora, in caso di no deal, a te Massimiliano, per te quali sono le conseguenze? È difficile da dire, perché al momento non si è chiarissimi. Hanno assicurato di lasciare i cittadini europei e nella nazione per quanto possibile, però va anche detto che nel caso salisse al governo un qualche tipo di nazionalista, come potrebbe essere James Corbyn, la situazione potrebbe degenerare. Al momento è difficile davvero prevenire. Volevo chiederti un'altra cosa. È difficile da dire, perché appunto non si sbilanciano, ci raccontavi prima. Però secondo te il remain, cioè il restare in Europa, oggi senti che potrebbe essere più forte rispetto al leave, andarsene via? Cioè se ci fosse questo secondo referendum? È possibile che tutti abbiano capito dove che hanno sbagliato, però va anche detto che io, vivendo e lavorando nella città di Londra, mi ritrovo ad avere a che fare con persone che molto probabilmente hanno votato per un remain molto più che per un leave. Questo è importante. Questo è importante. Questo era stato, infatti, il grande problema di questo referendum è stato questo, cioè che chi l'aveva indetto, chi l'aveva accettato, cioè quell'improvvido di Cameron, non aveva ascoltato la parte profonda della nazione, la provincia, le periferie, quelle che sono lontane da quel centro, come dire, un po' scintillante, che naturalmente è più internazionalizzato, eccetera. Ed è accaduto e sta accadendo lo stesso in Francia. Sì, e che, chi non Alberto, ascolta le periferie e le province ormai. E che, siccome deve trovare un colpevole al malessere, alla qualità della vita che è scesa, dovuto alla globalizzazione, a tutti i motivi che sappiamo, ci ha individuato nell'Europa le ragioni di queste perdite di potere economico, no? E quindi io credo che davvero da questo caos Brexit, cioè dall'uscita per uscire Londra dall'Unione Europea o meno, c'è bisogno di un nuovo referendum, bisogna ritornare al popolo, davvero. Soltanto che chi ha il coraggio di fare questo, ancora non c'è nessuno, né la May. Come dice Tiziano, hanno identificato l'Unione Europea con una sorta di elite transnazionale legata al mondo delle finanze, che in qualche modo è nemica del popolo. Ma è quello che sta avvenendo anche nel nostro paese, no? Sta avvenendo dappertutto. Non solo, poi vedremo nell'ultima parte, sta venendo anche, questo è un vento dall'est che è arrivato, insomma, e che si sta gonfiando. Ma insomma, consentitemi però di fare un po' a proposito, visto che tu dici sta avvenendo anche in Italia,
Quindi portiamo la Brexit o il Brexit, insomma, vedete voi, in sì, Italia. Sì, si dovrebbe dire il Brexit, mi pare, no? Quanto ci costa poi alla fine? O meglio, l'ipotesi, come diceva Massimiliano, che tutti scongiurano è quello dell'uscita di Londra dall'Unione Europea senza, eccolo qui, Brexit, quanto costa agli italiani? Se Londra esce senza un accordo, il famoso no deal. Ecco, vediamo, noi abbiamo preparato, incrociando vari dati, abbiamo preparato due cartelli. Vi facciamo vedere il cartello numero 1, che è il volume d'affari registrato nell'anno 2017, 23 miliardi di euro, che sentivamo anche nella copertina. E con Brexit senza accordo è stato stimato che si arriverà a regime ad un ammanco di 10 miliardi di euro l'anno. Sono posti di lavoro, sono famiglie che perdono il reddito. Cartello 2, vediamo anche il cartello 2 e poi ragioniamo insieme. Ecco, i settori sempre per l'anno 2017 che vendono di più, esportano di più nel Regno Unito. Agroalimentare 3 miliardi di euro l'anno, macchinari, autoveicoli, farmaceutici e infine, questi sono i primi 5 settori, abbigliamento per 1,2 miliardi di euro. Quindi la Brexit ci deve interessare come? Chissà se Banca d'Italia oggi, che ha parlato di recessione tecnica, ha tenuto conto anche di Brexit quando ha fatto questa valutazione, no? Delle conseguenze rispetto ai dati che avete dato. Ma per la verità c'è stato un calo della produzione industriale tale negli ultimi tempi in Italia e in Europa che ha anche, come dire, anticipato persino l'uscita dalla Brexit. No, la Brexit ci costerà e tanto. Costerà agli italiani, costerà anche agli altri paesi europei, ma forse costerà anche molto agli inglesi, perché questo non c'è dubbio. Il famoso tantissimo cherry picking, cioè scegliere dei nuovi fornitori, scegliendo fior da fiore quelli che a loro piacciono di più o che è più conveniente, non è così tanto forse automatico. Io penso che lasceremo degli spazi commerciali molto forti per la Cina. Ma anche nel rapporto con gli Stati Uniti, con la politica dei dazi che sta applicando Trump, cioè questo asse privilegiato che c'è sempre stato, no, tra Gran Bretagna e Stati Uniti, cioè rischia di trasformarsi in una grande trappola per la stessa Gran Bretagna. Assolutamente. Io però, visti i rischi, noi rischiamo questi italiani, le aziende europee, quindi i paesi europei rischiano anche esse molto di più. Gli inglesi, i britannici rischiano tantissimo. Allora vi faccio una domanda, rispondetemi seccamente. Ma perché i falchi vogliono la Brexit senza accordo a tutti i costi? L'ha detto Massimiliano. Qual è la convenienza? L'ha detto Massimiliano prima. Nel caso vada su un nazionalista al posto della May, cacceranno via parecchi stranieri. Punto. Questa è l'idea. È così, Massimiliano? Decisamente. Sono fortissimi i sentimenti nazionalisti che si sentono in giro, soprattutto in piccoli momenti di assalto a persone, magari riportati dai giornali, dove spessissimo la motivazione è prettamente nazionalista, prettamente razzista. Quindi Massimiliano, anche gli italiani sono visti alla stregua di tutti, tutti gli altri, quindi sì. No, c'è sempre qualcuno più straniero di te, ma comunque... Certo. Assolutamente. Ma durante la campagna referendaria se l'erano prese persino con polacchi e ungheresi che occupavano posti di lavoro degli inglesi. Immaginate poveri. Quanti sono polacchi e gli ungheresi, un paese di 10 milioni di abitanti. È chiaro che c'è un forte sentimento in realtà contro lo straniero, un po' xenofobo. Che però non viene detto apertamente, mentre in altri paesi ci arriviamo, viene proprio fatta la campagna elettorale contro lo straniero, non solo in Italia. Grazie Massimiliano Pace. Tanti auguri per il tuo sogno di vivere in Inghilterra, sì, almeno per il momento. Incrociamo le dita tutti. Guarda. Incrociamo le dita. Grazie Massimiliano. Grazie mille. E tante belle cose. Allora, dicevo, ci sono paesi che fanno campagne elettorali, non solo, che dividono il popolo tra buoni e cattivi. E poi produce questo. Andiamo in Polonia, è successo questa settimana. Silenzio, fiaccole, cortei e canti in tutte le città polacche. La Polonia si interroga sulle sue speranze e sulle sue inquietudini dopo l'assassinio di Paweł Bogdan Adamowicz, sindaco di Danzica, la città di Solidarność, accoltellato da un ragazzo con disturbi mentali che aveva individuato nel suo partito il nemico contro cui vendicarsi.
Tutte le forze politiche hanno condannato l'attacco, ma sono in molti a vedere in questo gesto la manifestazione del demone del nazionalismo che sta crescendo nella pancia della Polonia, governata da uno schieramento nazional populista, la cui icona è Jarosław Kaczyński. Paweł Adamowicz era un convinto europeista, aperto all'accoglienza verso gli immigrati, schierato più volte a difesa dei diritti delle comunità omosessuali e delle altre minoranze. Valori intollerabili per la destra polacca, che vede l'Europa come Sodoma e Gomorra e grida all'invasione islamica. Si respira un clima pericoloso per la Polonia e per l'Europa intera. Eccolo qua, il titolo di questa seconda parte di Guerra e Pace è Odio genera sangue, perché quando dicevo nel lanciare la scheda di Francesco Esposito, quando si divide la popolazione in questa campagna elettorale perenne, e questi paesi dell'est sono maestri in questo, no? Tra nemici e amici, e quando poi si tolgono tutte le sfumature che sono la ricchezza di un popolo, di una popolazione, sfumature diverse. E poi il rischio è questo, che l'odio genera sangue, o no, Alberto? Morire a Danzica è per Danzica, come si diceva tanto tempo fa. Pensate che Danzica è la città di Solidarność, cioè del più grande sindacato cattolico, e che in qualche modo aveva messo alle strette non solo il regime comunista polacco, ma in qualche modo aveva messo sotto pressione tutta l'intera cortina di ferro, ed era un grande movimento politico e di solidarietà internazionale oltretutto. E oggi chi vediamo che ad Danzica viene ucciso un democratico, un progressista, in un clima di un paese che ha virato sempre più a destra e, come in tutti purtroppo i paesi dell'est europeo, ha visto resuscitare quei paesi, quei partiti fascisti che stavano al potere tra gli anni 30 e 40. Io proprio su questo voglio lanciare una provocazione a Tiziana Ferrario. Questi paesi sono usciti dall'oppressione sovietica, per tanti decenni. Allora, sono entrati in Unione Europea, però sono lontanissimi dal concetto della democrazia occidentale. Ma certo, perché hanno fatto un percorso completamente diverso. Ma quindi valeva la pena farli entrare, dico io? Ma l'idea, diciamo, c'è sempre questo sogno, no, di un'Europa. Il problema è che c'è un'Europa che sta andando a due velocità da un punto di vista democratico, perché noi abbiamo vissuto il post-guerra, seconda guerra mondiale, eccetera. Siamo entrati in una fase diversa sull'idea di diritti umani, sull'idea di democrazia, sull'idea di libertà di espressione, di libertà di stampa. Loro sono cresciuti sotto una dittatura, la dittatura dell'Unione Sovietica, e avevano dei dittatori a governarli. Allora non sanno che cosa significa il rispetto dei diritti, la libertà di espressione, e quindi applicano quello che devono ancora elaborare, tutto quello che noi abbiamo elaborato. E quindi abbiamo un'Europa che ha una visione diversa su tante cose e si sta scontrando. E attenzione, sono tempi molto cupi, perché noi abbiamo davanti dei mesi difficilissimi rispetto all'appuntamento delle elezioni europee, e questa è una responsabilità di tutti i politici, tutti, di qualunque schieramento. Diffondere odio, divisione, rischia di portare a quello che abbiamo visto a Danzica. Non si può fare. C'è una responsabilità quando si hanno dei ruoli pubblici. Perché se questo odio, Alberto Negri, entra nell'urna delle europee di maggio, che succede? Beh, ci sta entrando in qualche modo di già ancora prima che si vada a votare, perché abbiamo visto partiti come quello italiano della Lega, che con Salvini sono andati in Polonia e hanno rapporti molto stretti con Orbán, il leader ungherese. E qui c'è un ragionamento da fare. Perché stanno facendo questo? Perché porta dei vantaggi all'Italia? No, sono paesi che in genere hanno interessi contrastanti ai nostri. Lo fanno perché proprio in vista delle elezioni vorrebbero poi costituire in seno al Parlamento europeo un gruppo di destra molto forte, in vista di che cosa? Dell'uscita anche dei conservatori britannici. Ecco questi giochi che ci sono. Ma questa è la destra o è oltre la destra? È la destra, radicale. È la destra radicale. Che fa gli interessi nazionali, però, e quindi viene meno il concetto di solidarietà europea. Esatto, ma attenzione, questo era quello
che è successo quando l'Armata Rossa è entrata in questi paesi, è entrata in Polonia, è entrata in Ungheria o è entrata in Ucraina. Ma chi credevate che ci fosse al potere? C'erano dei governi collaborazionisti dei nazisti o filonazisti. Ed è stato questo il motivo per cui Churchill e Stalin si misero d'accordo in qualche modo per mettere una sorta di pugno di ferro su questa parte dell'Europa. Tiziana, chiudiamo, come chiudiamo? Con la speranza che ci sia anche lì un rigurgito di democrazia? Io sono dalla parte degli Stati Uniti d'Europa, io sogno questo e quindi mi auguro che ci sia anche una capacità di reagire a queste spinte di nazionalisti, e perché il nazionalismo in Europa non ha portato mai niente di buono. Noi facciamo parte di una generazione due guerre mondiali. Che appunto ha vissuto 70 anni di pace con grandi difficoltà e ha avuto questo sogno che ci è stato trasferito da grandi politici, no? Che hanno immaginato un'Europa più unita. Ecco, io voglio andare avanti nel rafforzamento dell'Europa e sono per un appello agli inglesi di restare in Europa, di non andarsene via. Cosa fanno da soli? Restate. Ci lasciano anche più soli. Grazie Tiziana Ferrario e grazie ad Alberto Negri. A proposito di speranza, anche questa settimana abbiamo scovato due segni di pace in Iraq e in Pakistan. Grazie dell'attenzione, ci vediamo venerdì prossimo, passate un bello e sereno fine settimana. A venerdì. Ordinato oggi a Mosul il nuovo arcivescovo della città irachena liberata a luglio del 2017 dopo 8 mesi di dura battaglia con i jihadisti dell'ISIS. È il padre domenicano Najib Mikael Moussa. La sua ordinazione, salutata positivamente dai leader islamici, è fonte di speranza per la comunità cristiana locale che vive la bellissima notizia del ritorno di 16.000 famiglie a Mosul e nella piana di Ninive. Un'importante concelebrazione si è tenuta in questi giorni a Lahore, città del nord-est del Pakistan, per commemorare gli 800 anni dello storico incontro tra San Francesco d'Assisi e il sultano d'Egitto Al-Kamil, avvenuto nell'anno 1219. Cristiani e islamici si sono riuniti per lanciare un messaggio universale di tolleranza, amicizia, dialogo e impegno comune per la pace. L'incontro del poverello e il sultano sarà ricordato in vari eventi nel corso del 2019.